Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti su Midnight Since the Nanny. Preparatevi per un fantastico racconto horror che vi consiglio di seguire fino alla fine. La trama è veramente molto carina, ma riusciranno i nostri poveri ragazzi a sopravvivere alla tata ritornata dall'oltretomba quando non puoi fidarti più di nessuno? Buona visione! Ah, ed eccoci quindi anche all'ultimo capitolo della serie di Midnight Sins, ovvero The Nanny, la tata, che mi ricorda la serie TV degli anni 90 che si chiamava per l'appunto La Tata con Fran Drescher, che in realtà era una pessima attrice, l'unica cosa carina di quella serie TV, il maggiordomo, come si chiamava, Niles. Se avessero fatto uno spin-off su di lui avrei visto anche la serie TV, ma vabbè dettagli. Allora, questa volta il gioco è addirittura colori, cosa volete di più della vita? Tuttavia, non c'avevano voglia di tradurlo, quindi... Devo tradurre tutto io in tempo reale, mi viene da piangere, dai. I primi due capitoli li avevate tradotti? Voglia di lavorare, saltami addosso. Ok, ci sta parlando l'occhio. Nell'episodio di questa notte, due innocenti bambini dovranno affrontare le loro paure più primordiali, mentre verranno perseguitati da misteri che arrivano dall'oltretomba. Wow, antichi segreti che nessuno avrebbe mai dovuto portare a galla. Anime tormentate che vagano fra le realtà. Ho capito, è morta gente, quindi ce li ritroveremo in mezzo al culo. Spegnete la luce e godetevi una storia spaventosa. Benvenuti in un'altra dimensione. Benvenuti a Midnight Sins. Ribadisco che una traduzione in italiano non è che ci sputavo. Porco cane, mi avete appena triplicato il carico di lavoro e la fatica. Devo dire che il capitolo 2 mi è piaciuto veramente un sacco. Il primo era un prologo, diciamo, era una prova dello sviluppatore. Ma ammetto, il capitolo 2 con lo scienziato e tutte cose è stata una breve storia veramente carina, proprio da tipico episodio da ai confini della realtà. Più che altro mi fa strano per l'appunto che stavolta l'episodio sia a colori. Probabilmente non mi concentrerò troppo sulle vocine perché già devo tradurre tutto, gente, quindi siate magnanimi. Oh, c'è anche un po' di musichetta in sottofondo, stavolta qualcosa di più elaborato. Ottobre 1986, 36 anni fa praticamente, gente, siamo tornati tantissimo indietro nel tempo. Cosa sta succedendo? Qualcuno sta giocando con dei pupazzetti. Buongiorno, il mio nome è John Wilson. Ok, ah, ne hai due uguali, che fantasia però, mamma mia. Buongiorno. Aspetta un secondo, io sono John Wilson. Ma di cosa diavolo stai parlando? Devi essere un mio clone. Un clone? Ma la stai scherzando? I cloni non esistono. Davvero? E allora come lo spieghi tutto ciò? Oh no, sei un doppelganger. Il mio doppio malvagio, il mio clone malvagio. Lì, chiamatelo come vi pare, non è vero? Sei forse venuto qui per uccidermi e rubare la mia identità? No, no, non voglio morire così giovane. Ah! Ah, è la giovane ragazzina che stava giocando con le bambole. Allora vieni o no a salutare mamma e papà? Sono impegnata. Ah, possiamo anche scegliere più opzioni di dialogo. Staranno via per almeno 3 giorni, ma non sentirai la loro mancanza? E perché diavolo dovrei sentire la loro mancanza? Voglio dire, stanno per lasciarmi da sola con te e quella stupida Veronica per ben 3 giorni. Ah, Veronica dovrebbe essere la tata, li odio tantissimo. Ma no, dai, Veronica è gentile, mi piace. Questo è perché tu, ciccio, non hai la benché minima personalità. Ad ogni modo, a cosa stai giocando? Ah, ancora non riesco a credere che mi abbiano comprato un altro pupazzetto di Benny per il mio compleanno. Cioè, ti hanno regalato 2 volte la stessa bambola. I genitori dell'anno non se ne fregano per nulla di me. Non si ricordano nemmeno quali giocattoli mi hanno già regalato. Ribadisco, pessimi genitori, eh. Ascolta, ma non è che due forse sono meglio di uno? Cioè, du bumble is meglio che one? Ma non essere stupido, è ridicolo. Me ne daresti una allora? No, 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 assolutamente no. Preferisco continuare a giocare con questo stupido doppelganger per il resto della mia vita. Ok, me ne vado, non ci gioco più con te. Ci sono delle macchie sul divano. Quella macchia di M&M's è ancora qui. Oliver, non mentire. Hai fatto di nuovo la pipì sul divano, piccolo stellino. Ma questa è casa di gente ricca, porco cane. Ok, andiamo a salutare mamma e papà che stanno partendo e non torneranno mai più perché moriranno. Ma vabbè, dettagli. Non ti preoccupare, se qualcosa succede ti chiamerò direttamente. Quindi Veronica, eccola qua, è la nostra tata. Tata, cosa stai per combinare? Fate un ottimo viaggio, ok? La baia è meravigliosa in questo periodo dell'anno. Ah, vorrei che andassimo laggiù per piacere, non per lavoro. Ah, ascolta caro, dovremmo andare. L'aeroplano parte fra 3 ore e potremo incontrare del traffico. Appini! Scusate, mi è partito un va bene dei tempi in memory. Arrivederci bambini, fate i bravi e non rompete troppo la lacciolla, Veronica, mi raccomando. Ciao mamma, ciao papà. Come ho detto ragazzi, non riesco a fare le vocine, è già difficile riuscire a tradurre. E sono 45 minuti di gioco.
Ok, sembra abbastanza gentile. Veronica per adesso sarà la classica tata adolescente che arrotonda lo stipendio. Beh, allora eccoci qua. Abbiamo ancora un paio di ore prima dell'ora di cena. Cosa vorreste fare? Guardiamo la TV. Il meraviglioso Jesse Marx sta per iniziare. Mi piace tantissimo quello show. Oh, ovviamente, certo che ti piace. La TV è intrattenimento per bambini stupidi. Ok, allora dipingiamo. A me piace dipingere i camion che esplodono e... Oh, santo cielo, i tuoi disegni sono così noiosi. Dipingi veramente come un piccolo bambino? Ci avrà tipo 6-7 anni, Tina, tuo fratello, porco cane. Non è vero? Ok, sembra che qualcuno abbia le ovaie girate, ma vabbè, dettagli. Tina, per favore, non parlare in quel modo a tuo fratello. Mi chiamo Cristina, ok? Solo la mia famiglia mi chiama Tina. Oh, avanti, mi sono occupata di te talmente tante volte. Non mi consideri ancora parte della famiglia? Pff, ma per favore non farmi ridere. Ad ogni modo, Oliver, sembra che tua sorella abbia le ovaie girate quest'oggi. Cosa sono le ovaie? Forse proprio lei vorrà dirci che cosa potremmo fare quest'oggi. Vediamo un po' se hai un'idea decente, Tina. Andiamo nella foresta. Ecco, moriremo tutti, perfetto. La foresta? Sì, sì, dall'altra parte del lago. Ecco, moriremo tutti dall'altra parte del lago. Oppure mentre ritorniamo indietro, perché la barca tipo esplosa, verremo divorati da qualche creatura misteriosa del lago. Sì, sì, è super divertente. Ci andiamo spesso a passare i pomeriggi con la mamma e il papà. Attraversiamo il lago con la barca e poi facciamo un picnic di tanto in tanto. Ci possiamo andare, per favore? Così posso anche cercare il mio camioncino giocattolo. L'ho perso nella foresta l'altro giorno. Ok, va bene, ma giusto per un'ora e poi torniamo indietro. Yay! Non torneremo mai indietro, moriremo nella foresta, ok? Va bene, allora tu vedi di prendere i remi. Certo, sorellona, ci penso io. Magari chiudiamo la porta a chiave, non lo so. Dovrebbero essere questi i remi, ottimo. Ok, dobbiamo prendere prima la corda e poi i remi. Perfetto, ho preso tutto. Bravo piccolo stellino. Occhio, non prenditi un ramo sulle gengive, ciccio. Gli alberi della famiglia Jordan stanno invadendo il nostro giardino. Dagli fuoco è la cosa migliore. C'è un buco? Sparkle non ha mangiato per diversi giorni. Ah, deve essere il cane. Oh, oddio, è già sparito il cane? Non è un buon segno premonitore, in effetti. Vabbè, tornerà prima o poi a sbranarci dall'oltretomba. Vediamo quindi di raggiungere il porticciolo. C'è una vera e propria barchetta? Beh, voglio dire, cos'è? Sono gli anni 80, se non ricordo male? All'epoca la gente aveva ancora un discreto rapporto con la natura, non stava incollata davanti agli schermi tutto il tempo. Ascoltate, ragazzi, qualcuno di voi due ovviamente sa come remare, ok? Non ho mai pilotato una barca. Sì, sì, tranquilla, lascia fare i professionisti. Ma è sicuro, giusto? Sì, sì, non ti preoccupare, non ci sono mostri nel lago. Pff, vedrai fra 5 secondi, Oliver, ma vedi dettagli. Oh, insomma, non c'è nulla là sotto, ok? Ti basterà sederti accanto a me e prendere la mia mano. Oliver, ci stai provando con la tizia che c'ha 10 anni più di te, santo cielo. Ok, salite a bordo della barca, piccioncini. Per favore, dai. Dobbiamo installare prima i remi. Vabbè, fa così, quanto sarà mai difficile. Ok, tutti a bordo. Allacciate le cinture, viaggiando si impara. E mi piglio il copyright se continuo la canzone. Ok, allora, posso andare a cercare il mio camion giocattolo? Non dovrebbe essere poi tanto lontano. Ah, santo cielo, ciccio, sei sempre che perdi degli oggetti. Perderesti la tua stupida testa se non fosse attaccata. Ok, ok, puoi andare, ma non ti allontanare troppo, ok? Non voglio perderti di vista. Mi perderai sicuramente non solo di vista, ma anche di vita. Ok, visitiamo la foresta dove nessuna creatura ovviamente sta per farmi del male. Devo dire che graficamente hanno fatto un ottimo lavoro e quel corvo ha gli occhi molto minacciosi. Come ha detto, scusi? Parlava di? Che suo cugino si chiama? No, non lo conosco, mi dispiace. Ho trovato una barretta di cioccolato. Oh, le persone sono veramente sconsiderate. Ah, hanno buttato del cibo in giro. Ma Oliver, mangia la barretta di cioccolato. Ci sono anche le formiche sopra, voglio dire, sono proteine gratis. Con quanti corvi, non me lo dici? No, scusa. Ok. E tu ti chiami? Giusto per essere sicuro, eh. Qua qualcuno ha tagliato un albero, ok. Dicono che puoi contare gli anelli e scoprire l'età dell'albero. Ti hanno mentito, gli anelli indicano quante vittime hanno fatto quell'albero. Sembra ci siano anche delle carcasse di qualche animale non meglio identificato. Mi sa che è il cane. Molto probabilmente, bambino, è il tuo cane che è stato sbranato vivo dai corvi. Ok, sembra che questa foresta sia piena di creature molto arrabbiate con la vita. C'è anche uno scoiattolo che si sta mangiando un dito. Quello è un dito umano. Gente, sempre peggio, eh. Ti piace la carne umana, vero? Ora non potrei più farne a meno. Aspetta un attimo. Ci sono anche degli strani disegni sugli alberi. Vediamo un po'.
È bizzarro in effetti. Ok, facciamo finta di nulla. Per adesso non posso interagire. Oliver, ti avevano detto di non allontanarti più di tanto? Non dico nulla. Oh, abbiamo trovato un feticcio. Perfetto. Riti pagani, Satana e tutte cose. Non avrò mai nella vita, ma vabbè, dettagli, insomma. La mamma non mi fa mai giocare così lontano dalla radura. Il mio camioncino a giocattolo si dovrebbe trovare da qualche parte qui attorno. Ok. Ancora quegli strani segni. Per adesso non posso interagire. Però sì, davvero troppi uccellini arrabbiati con la vita. Oh, abbiamo trovato il camioncino a giocattolo. Yay. Ah, eccoti qua. Ma chi ti ha messo qua giù? Senti, prendile, non rompere i maroni. Oliver, torniamo indietro. No. No, mia sorella si trovava da questo lato. Tu che ci fai di qua? Ehi, Oliver, vieni, vieni qua. C'è qualcosa che devo mostrarti. No. Tina? Oliver, non cascarci. Ma cosa ci stai facendo qui? No, Oliver, Oliver, no, 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 non gli ho detto io di andare. Oh, no. Ci sono veramente i doppelganger. E infatti Tina si trova con la babysitter. Forse c'entra la babysitter in qualche modo? Oh mio Dio, ci sono così tanti scoiattoli in questa foresta. E non hai visto i corvi, santo cielo? Ah sì, un giorno hanno mangiato un ragazzino dalla testa ai piedi. Ma mi sembra abbastanza una boiata, ma vabbè, dettagli. Sono rimaste solamente le sue ossa. Stai cercando di terrorizzarla? Non sto dicendo una bugia, ok? È finito anche sul telegiornale. È una cosa veramente spaventosa. Ad ogni modo, dov'è finito tuo fratello? Gli avevo detto di non allontanarsi più di tanto. Ah, guarda, non chiederlo a me. Non sono io la babysitter. Grazie dell'aiuto, Oliver! Andiamo a cercare il piccolo stellino nella foresta? Sicuramente non troveremo il cadavere. Boia, è finito quel ragazzino. Oh no. Mi sa che questo non è più Oliver, anche lui è stato contagiato dalla doppelganger della sorella. Peraltro, cos'è questa strana figura? Oliver! Ora si gira, tipo non c'è più faccia, c'ha gli occhi illuminati. Cosa sta accadendo? Va tutto bene? Cosa diavolo è quella roba? La foresta, è piena zeppa di dipinti come questo. Mio padre ha detto che c'è una sorta di aura magica che deriva dalle tribù che vivevano nella foresta e fa in modo che queste pitture rupestri siano sempre belle luminescenti. No, questa è qualche creatura soprannaturale, molto probabilmente. Questa, tuttavia, non penso di averla mai vista prima. In effetti sembra molto, ma molto recente. Sì, però è anche tanto inquietante. Non l'avete mica dipinta per spaventare quelli che ci passano vicino, vero? E come diavolo avrei fatto a dipingerla? È tipo alta 5 metri? Non avrebbero tutti torti? Qualcuno vuole parlare col bambino? Oliver? Oliver, va tutto bene? Ok, avanti bambini, è giunto il momento di ritornare a casa. Non mi piace questo posto, mi mette i brividi letteralmente. Possiamo, non so, tirare uno sberlone a Oliver. Avanti Oliver, vediamo di tornare indietro. Oliver, yuhu! Oh, porca di quelli per porca, Oliver! Ok, gli spiriti maligni sono entrati nel corpo. Cosa sta accadendo? Ma sta bene? Non ne ho idea, avanti, aiutami a portarlo alla barca. L'hanno trascinato per i piedi e ha tirato le zuccate su tutti i sassi, tutti le buche e via dicendo. Ok, siamo riusciti a ritornare sani e salvi, anche se l'anima del bambino è stata probabilmente catturata dagli spiriti della foresta. Oh, grazie a Dio, sei ritornato. Come ti senti? Mi fa male la testa. Oh, ovviamente, hai fatto veramente una brutta caduta. Ehi, sei sicuro di stare bene? Forse dovrei chiamare il dottore. Ma no, sto bene. Ah, non farmi più prendere uno spavento come quello, ok? E Tina? Dov'è Tina? Penso sia nella sua camera. Ah, mi domando cosa volesse mostrarmi. Che cosa intendi, Oliver? Sì, insomma, nella foresta mi ha detto di seguirla. Vediamo un po' se capisce che quella non era sua sorella. Io ci ho provato, ma camminava troppo velocemente. Alla fine ho trovato quella strana pittura rupestre. È veramente impressionante, non è vero? Non lo so, sì, immagino di sì. Ascolta, vedi di riposarti mentre riscaldo la cena? Mi sembra la soluzione migliore in effetti. La lasagna che ho portato per cena sicuramente ti riporterà in vita. Un po' come gli spiriti della foresta che stanno per sbranarci la faccia. Ok, nel frattempo è passata un'oretta. Presumo che il peggio avverrà quando caleranno le tenebre. Dovremo sopravvivere fino all'alba. Ok, ho finito i luoghi comuni per adesso. Ok, sembra che la cena abbia fatto veramente un ottimo lavoro. Mi fa piacere vedere che ti è tornato il rosa sulla faccia. Ora vedi di riposare, piccolo principe, ok? Sogni d'oro. E ascolta, Veronica, non la ascoltare. Di cosa stai parlando? Tina, si comporta sempre male, Ma io penso che tu sia veramente molto brava. Ah, ok, ti ringrazio tanto. Sei molto bravo anche tu, Oliver. Ah, c'è un po' di amore fra gente che ha 10 anni di differenza. Lo sai, mi piace veramente un sacco prendermi cura di voi due ragazzi. Siete dei bambini veramente molto interessanti.
Ehi, ti va se ti mostro la mia collezione di carte? Sono ispirate a quella serie TV, Midnight Zombies. Ok, va bene, mi piacerebbe vederle, non avrò mai la vita. Un marrone, questa è inquietantissima, cos'è sta roba? Questo è lo zombie più grande e più spaventoso della famiglia, ma è sempre molto gentile con le persone viventi. Non farti ingannare da questo, anche se è un bambino, ha dei denti super affilati. Questa è la più cattiva, lei si mangia i cervelli. C'è anche il cane, non me l'aspettavo in effetti. E questo è il mio preferito, non è bellissima? Ah, è una cagna in effetti. Wow, hai una collezione veramente fantastica, Oliver, mi piace un sacco. Aspetta che ci accendo il camino di sotto. Spero che non sognerai, ovviamente, di incontrare degli zombie mangia cervelli. Ok, Oliver, vedi di riposarti per adesso. Buonanotte. Notte, Tina. Notte, Veronica. Ed eccoci ritornati nella foresta. No, pittura rupestre demoniaca? Non... Oh no. Oliver cosa, porco cane? Oh no. Sei la Tina quella vera, adesso ho paura. Oliver, ehi, Oliver, sei sveglio? Tu non sei mia sorella, vero? Che cosa vuoi? Lasciami dormire. Ah, si tratta di Veronica, se n'è andata. Non è vero mai nella vita, è tutta una scusa per portarti là fuori, Oliver, non le credere. Ci ha abbandonati. Ma è di sotto, ricostituire il rumore della TV. Oh, davvero? Probabilmente secondo te non sono andata di sotto a controllare? Te lo sto dicendo, l'ho vista dalla mia finestra. Stava camminando verso il porticciolo. Oh no, le creature della foresta hanno reclamato la sua anima. Probabilmente si sta incontrando con il suo ragazzo in segreto, no? E invece si dovrebbe occupare di noi, santo cielo. Un po' come l'altra volta. Ah, è già successo in passato. Possiamo dire che le credo oppure che se l'ha inventato. Visto che sei un demone, te l'ho inventato. Non ti vai piaciuta, Veronica? Ascolta, non me lo sono inventato. Il suo ragazzo è saltato al di là della recinzione del nostro giardino per stare con lei. È un bambino, non può capire, avanti, santo cielo. Li ho visti mentre si baciavano. Che schifo. Sì, ma questa volta ho la mia fotocamera. Facciamo le fotine, quelle sexy. Così la denunciamo a mamma e papà, ma vabbè, dettagli. Avanti, vediamo se riusciamo a spiarli dalla finestra. Non è per nulla normale, ragazzini. Tornate a dormire che mi pare la soluzione migliore. Riesci a vedere qualcosa? Ah, che strano, la barca non c'è più. Oh, perfetto. Se ne sono andati dall'altra parte del lago. Oh, che romantici. Ehi, aspetta, ma aveva detto che non sapeva come comandare la barca? Eh beh, questa è un'ulteriore prova che si trovi col suo ragazzo. O che probabilmente è stata sbranata male dalle creature della foresta, del lago e tutte cose. Aspetta, riesco a vedere una luce nella foresta, ma nulla di più. Ascolta, il papà ha quei vecchi binocoli all'interno del suo ufficio. No, io non ci vado nell'ufficio di papà di notte. Il povero bambino, ci avrei paura anch'io. È tanto buio là dentro. Ascolta, questa è la tua occasione per dimostrarmi che non sei più un bambino codardo, ok? Dai, forza. Dovrebbero essere o sulla sua scrivania o in un cassetto o magari da qualche parte in un armadio. Va bene. Peraltro ci sono anche dei walkie-talkie. Sono veramente tanto curioso di provare i miei nuovi walkie-talkie. Sì, questa notte magari ce li useremo per evocare le creature della foresta. Questa dovrebbe essere la camera di Tina, vediamo un po'. Mi farei meglio non entrare nella camera di Tina se voglio restare in vita. A quanto pare la babysitter è scomparsa, come potete notare. E questo è l'ufficio di papà. Si apre la porta. Ah, ok, c'è la luce per fortuna. Papà si arrabbierebbe tantissimo se scoprisse che ho ficcanasato nel suo ufficio. Non lo saprà mai. Sarai morto prima, Oliver, vai tranquillo. Allora, qua ci sono dei trofei. Papà era uno sportivo, a quanto pare. Vediamo un po', qua c'è un telefono. Ma non ho bisogno di chiamare nessuno. Chiama la polizia, Oliver, chiama un esorcista e tutte cose. Vediamo un po'. Fuori dalla finestra c'è un corvo che mi sta fissando. Ecco, quella è la morte che si sta avvicinando, Oliver. Qui abbiamo un cassetto con delle piastrine dei militari. Mi domando se papà abbia ucciso qualcuno nella guerra. Forse glielo domanderò quando torna a casa. No, tuo papà andava a fare il solletico ai nemici durante la guerra, Oliver. Abbiamo una piccola chiave. È un documento che non posso leggere, purtroppo. Ah. Porca di quelli per porco, ho fatto un salto assurdo. Pronta? Magari non rispondere dall'ufficio di tuo padre, Oliver, che sono i tuoi genitori, ti sgamano alla velocità della luce. Pronto? Come? I testimoni di Lon? No, grazie, niente testimoni di Lon. Chi è? Cos'è che ha detto? Signora, scusi, non parlo lo spiritese, porti pazienza. Veronica, ti prego, torna indietro. Perché ci hai abbandonato? Si sta cagando sotto tantissimo, piccolo stellino. Ok, c'è un armadio che... Ah, è chiuso a chiave, quindi dobbiamo utilizzare la suddetta chiave. Ok, c'è una scatola di scarpe con all'interno...
Vedo cose che non dovresti vedere, Oliver, santo cielo. E questa chi è? Queste sono state scattate quando sono nato io. Ma che, perché c'è Capitan Uncino, scusate? A me piace tanto Veronica, ma la signorina Marquez era una tata veramente molto brava. Oh, era la precedente tata. Quindi The Nanny non si riferisce alla tata attuale, ma alla tata precedente. È uno scontro fra tate. Oh mio Dio. Aveva anche questa benda dell'occhio, come Barba Scura! Wow, non X, Barba Scura normale. Mi manca veramente un sacco. Oh, non mi dire che è morta, È un peccato che ci abbia abbandonati. No, 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 ha abbandonato le spoglie terrene, ciccio mob, dettagli. Oh, eccoli qua! Abbiamo trovato il binocolo, perfetto. Oh, oh! Che cosa sono questi? Sono tutti morbidosi. Ho la vaga impressione che papà si bombasse la precedente tata. Ora ho capito perché la tata se n'è andata. Oh mio Dio, non mi dite che in realtà la tata è stata uccisa da padre, perché probabilmente avevano un inciuccio, una tresca e tutte cose. Lei o è rimasta incinta o peggio, o la moglie rischiava di scoprirlo, e quindi lui l'ha uccisa e l'ha seppellita nella foresta. La butto là, faccio il big predictone e tutte cose. Ok, usciamo da qua prima che io venga sbranato da qualche creatura ultraterrena. Per adesso devo dire che come gioco non è niente male. Ritorniamo nella camera di Oliver e diamo il binocolo a Tina. Ecco qua, a posto. Oh, finalmente, avanti, dammi quel cocchio di binocolo. No, 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 li ho presi io e quindi è il mio turno per guardare. Veronica? Dove boia sei finita? Eccola laggiù. Riesco a intravederla? Riesco a vedere Veronica! Minchia, che occhio che c'è, ragazzino. È da sola e sembra confusa. Per adesso è ancora viva, ma non a lungo. Ehi, aspetta! Ha rubato la mia torcia! Oh no, siamo anche senza luce. Ok, avanti, dobbiamo andare al porto, Magari possiamo riuscire a vedere qualcosa direttamente da lì. Oh no. Ok, tu sei chiaramente la mia sorella. Pensavo fossi il doppelganger, ma allo stato attuale credo che tu sia mia sorella. Tuttavia, sono un bambino e le dico: ma non possiamo lasciare la casa durante la notte. Mamma e papà ci scopriranno di sicuro. Ok, me ne vado da sola. Bastarda! Ma no, ma no. Tuttavia dice: guarda, fossi in te mi chiuderei a chiave nella camera da letto. No, 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 Oliver, vai con lei che è meglio. Sì, insomma, lo sai molto bene che il goblin che vive in soffitta ama cacciare durante la notte. E non sarò qui a proteggerti. Stai zitta! Allora vieni o no? Bambini! Santo cielo. Ma dai, sei la peggior sorella della vita. Ok, meraviglioso. Senti, vedi di vestirti e prendi i tuoi walkie-talkie. Ci potrebbero tornare molto utili nel caso ci perdessimo di vista, cosa che accadrà sicuramente. Ma non ci perderemo di vista, vero? Ma certo che no, è giusto una precauzione. Ok, prenderò i walkie-talkie. Moriremo male male. La vogliamo spegnere la televisione, ragazzi? Ho preso i walkie-talkie. Meraviglioso, vediamo di andare al porto. Ok, spegni. Porco cane, mi sono cagato in mano. Supportate i vostri sviluppatori indie. Ok, tutto molto interessante. Io ti supporterei, ciccio, ma porco cane, il gioco l'ho pagato. Potevi almeno tradurlo in italiano? E che cocchio, aia. La luce lampeggia, non promette bene. I corvi sono già arrivati, vero? Corvo dice di sì. Il cane nel frattempo non è rientrato. Non mi dire che davvero le creature della foresta solo sono pappato. Però siete troppo vicini a casa. No, questo non promette bene. Oh oh. E come facciamo ad arrivare dall'altra parte? Vuoi solo dare una sbirciata? Ah, dannazione, non si riesce a vedere nulla da qui. Ah, sembra che abbiano portato la barca dall'altra parte della spiaggia. Dovremmo fare il giro attorno al lago, ovviamente a piedi. Che culo. Sorellina, anzi sorellona, ho un pessimo presentimento. E tu credi che io mi stia divertendo? Oh, ma certo che ti stai divertendo, sadica bastarda. E lo sai? Non mi piace quando fai la prepotente con me come in questo modo. In effetti ci c'hai, sempre lo vai e girate, eh. Perché dobbiamo far sempre tutto come dici tu? Neanche a me piace dovermi trascinare dietro un bambino che frigna in continuazione. Wow, ribadisco, beh, sorella ever, E sembra proprio che in ogni caso ci dovremmo sopportare a vicenda. Ok, ok, ascolta, mi dispiace, va bene? A volte non sei poi tanto un frignone. E adesso cosa succede? C'è qualcosa che galleggia nell'acqua. Beh, non andiamo a toccarlo, magari lo eviterei molto volentieri. No, Tina, lascia stare. Sembra una sorta di borsa. Probabilmente la borsa di Veronica. Ma sì, è la borsa di Veronica. Sei sicura? Sì, la vedi? Piero, ha la faccia di Piero il gatto disegnata su di essa. È assolutamente sua. Tu pensi che forse l'abbia buttata in acqua? Sì, ma non ci arriverai mai, santo cielo. Ah, non riesco a raggiungerla da qui. Ok, dobbiamo inventarci qualcosa. Trovami qualcosa di abbastanza lungo per raggiungerla. Sono troppo giovane per adesso.
Abbiamo delle cesuie e... ok, ricordiamoci che abbiamo anche una corda. Vediamo di darla a nostra sorella. Gioco dice no. Forse la dobbiamo agganciare a qualcosa. Oh no, gente, si è buggato. Continua a raccogliermi le cesuie. Ecco perché non riesco a interagire con questa corda. No, ma porco cane. Mi hanno fregato alla grande. Altrimenti non si può andare avanti. Sono un pirla. Ho ricominciato il gioco da capo. Ci ho messo altri 20 minuti per ritornare qua. E poi ho capito. Non puoi usare una corda per recuperare una borsa. Ci hanno dato delle cesoie. E che cosa tagli con le cesoie? Non lo so. Porca boia. Non c'era bisogno di rifar tutto. Sono anche di fretta. Sto episodio mi rema contro. Olè. Sorellina, anzi sorellona, potresti anche muovere il culo tu direttamente. Ecco qua. Vediamo se ce la fa. Non cadere in acqua, non cadere in acqua. Ti prego. Oh, porco cane. No, no, no. Tina, torna fuori dall'acqua. Esci dall'acqua, veloce. Stai bene? Sì, sì, è solamente molto fredda. Qualcosa si è aggrappato alla mia gamba. Non riesco ad uscire. Tina, Tina, cosa vuoi che faccia? Ehi, ascolta, datti una calmata. Andrà tutto bene. Ecco, l'ha detto. Morirà fratro, ci sofferenze. Ascolta, vedi di tirarmi qualcosa con cui, a cui posso aggrapparmi. Ah, ora serve la corda. Ok, devo prima legare la corda da qualche parte. Legala al coso lì del porto. Ora prendi la corda e tira la tua sorella. Ok, ora vai a cercare aiuto. Ah, in modo tale così non affoga. Ok, l'idea è buona in effetti. La signora Jordan dovrebbe essere sveglia. Ho visto una luce dalla sua finestra. Dai, Oliver, muovi il culo. Avanti, andrà tutto bene, non ti preoccupare. Sì, starò bene, ma per dettagli. Solamente datti una mossa, ok? Ehi, ehi, hey. Oh, oh. Sembra che stia sprofondando sempre di più. Sorellona, prendi uno dei miei walkie-talkie. Così potrò sapere che stai bene. Sì, ma non glielo buttare in acqua magari. Ti ringrazio. Ok, diamoci da fare. Oh, peggiore delle ipotesi, Ciccio, ti sei tolto dalle balle quella rompipalle di tua sorella. Ok, devo trovare aiuto. La casa della signora Jordan. Presumo che sia la vicina. Devo darmi una mossa. E allora non perdere tempo, ragazzino. Come la raggiungiamo? Possiamo tipo dal buco? Vediamo un po'. No, in effetti no. Mi sa che uno di questi corvi è quello che si è mangiato Sparkle, il cane. Allora, proviamo a uscire dalla porta principale. Aspetta, non è che loro sono in casa adesso, vero? No, perché mi sto genuinamente cacando. L'atmosfera l'hanno resa bene. Non è eccessivamente horror, ma quantomeno ti tiene col fiato sospeso per tutto il tempo. È chiusa a chiave! Ah, ci sono le chiavi qua in parte. Per un secondo non capivo. Sì, ma torna alla schermata precedente. Apri la porta e... ok. Vediamo di raggiungere la nostra vicina. Vediamo un po', signora Jordan. Oh, che succede? Farei meglio chiamare Tina, spero che stia ancora bene. Posso dirle, Tina, sei ancora lì? Oppure non so cosa farei senza di te. Dai, cerchiamo di darle un po' di amore. Non so cosa farei senza di te, sorellona. Pertanto vedi di non affogare, ok? Ma non essere scemo, non vado da nessuna parte. Sei riuscito a trovare qualcuno che ti dia una mano? Me ne sto occupando. Si è passati tipo 30 secondi e... oh, oh! Corvi che stanno sbaranando qualcosa di sanguinato. Mi sa che è il resto del tuo cane, Ciccio. Assolutamente molto normale. Oh no, spero che quello non sia Sparkle. È molto Sparkle. Beh, è una parte di Sparkle. Sparkle è un po' dovunque ormai, eh. Ma vabbè, dettagli. Allora, vediamo di suonare alla vicina. Sicuramente lo si cagherà in mano, visto che alle 11 di sera qualcuno le sta suonando alla porta. Signora! Maroni che... ok, non mi dire che anche lei è stata trasformata. Oliver! Cosa stai facendo qui? Va tutto bene? Signora Jordan, ho bisogno di aiuto. La nostra babysitter ha passato la notte con noi, ma ci ha abbandonati. Noi siamo andati a cercarla e... ok, ascolta, ragazzino, vedi di respirare. Ascolta, entra nella casa, fa un freddo bestia là fuori. Ah, e questa è la signora Jordan, con abito e capello molto anni 80, in effetti. Ok, ora rallenta un attimino. Cos'è successo? Tina è caduta nel lago vicino al porto. Oh mio Dio, ma sta bene? Sì, sì, ma non riesce a uscire dall'acqua, ha bisogno di aiuto. E dove sono finiti i tuoi genitori? Sono usciti, ci hanno lasciato con la babysitter, ma anche lei ci ha abbandonato. Ok, ok, vedo di andare direttamente al porto per darle una mano. Porca di quelli per porca? Che succede? No, ti picchio male la nonna? No, porco cane. Ok, sembra tutto tranquillo. Tua sorella anche a te, ma vabbè, dettagli, è come se avesse finito una frase. Ascolta, tu perché non resti qua e badi a Thomas? Nel caso gli servisse qualcosa, chi è Thomas? È un bambino, un cane, un procione? Lo sai che lui ha bisogno di attenzioni molto speciali. Ah, è un bambino speciale, ok? E nella sua camera da letto, vedi di tenerlo sotto controllo, ok? Ah, bene!
tornerò subitissimo. Succo di pesca? No, non è succo di pesca. La signora, a quanto pare, è un attimo dedita all'alcolismo. Thomas, ci sei? Oh, povero Thomas, santo cielo. Oliver, cosa stai facendo qui? Tina è nei guai, tua mamma è andata ad aiutarla. Davvero? Pensavo che mamma stessi facendo un bagno al piano di sopra. Perché gli ho dato questa voce? Mi sento una persona orribile. Ti chiedo scusa, ogni tanto le mie medicine mi rendono un pochettino confuso. Tina sta bene? Ok, non diciamo che Tina finisce sempre nei guai. Diciamo che è caduta nel lago e non riesce a... a uscire. Per davvero? Beh, non ti preoccupare, la mia mamma è veramente molto forte, ok? Riuscirà a tirarla fuori dal lago senza nessun problema. Ah, potrebbe anche rilasciarcela dentro, tanti saluti. Dai, tirati su di morale, sarà benissimo. Le ultime parole famose. Te lo giuro, tuttavia, ero abbastanza sicuro che mamma si stesse rilasciando nel bagno, eh? Oh, non mi dite che quella non era sua madre, ma era il doppelganger. Di quante persone hanno preso il corpo? Odio tantissimo queste medicine. Ok, questa storia è abbastanza strana. E come ti senti? Fisicamente o mentalmente? Oddio, questo è difficile da dire, santo cielo. Mentalmente. Mentalmente? Beh, diciamo che sono passati 2 mesi da quando papà è morto. Che culo, santo cielo. È stato molto difficile e la mia mamma mi fa partecipare a sessioni di terapie con una signora molto noiosa. E fisicamente? Come stai? Fisicamente? Guarda, non posso fare 2 passi senza rimanere senza fiato. Oh, povero stellino, santo cielo. Per il resto, no, va tutto bene. Mi dispiace tantissimo per te, davvero. Ascolta, ti posso fare una domanda che non ti ho mai fatto prima? No, non si fanno certe domande, ma tu sei un bambino e le farai comunque. Non devi rispondere se non vuoi. Oh, ma certamente domanda pure. Non mi hai mai detto come è morto tuo padre? Domanda che si fa normalmente così per simpatia. Non lo so, la mamma non ne parla mai. Un giorno ho ricevuto una chiamata dal dottore e... improvvisamente hai smesso di parlare con noi. Aia. Ha passato il resto della giornata a piangere e a dormire. Wow, erano notizie meravigliose. Oh, mi dispiace. Sono sicuro che ti volesse tanto tanto bene. Ma non lo so, è cambiato veramente un sacco. A proposito della tua malattia, sì, insomma, per caso stai per morire presto? Ma no, però glielo domandare così. Io mi sentirei molto solo. Ho capito che sono bambini, ma che cocchio. Sei il mio migliore amico a scuola. Sì, beh, guarda, non ne ho la benché minima idea. La mia mamma fa sempre piani per il futuro. E beh, anche normale, in effetti, eh. Ma penso che lo faccia solamente per tirarmi su di morale. No, non dire così, avanti, povero stellino. Le sue parole sono felici, tuttavia la sua faccia è triste. Oh, no. Ma onestamente non me ne importa più di tanto. Io non ho paura di morire. Ma come? Ma c'hai tipo 5 anni. Per davvero? Ma sì, ritornerò nello stesso posto tranquillo dove mi trovavo prima di nascere. Ok, è un bel modo di vederla. Oh, mi piace questa idea. Ad ogni modo, smettiamo di parlare di cose tristi. Tipo tua madre che molto probabilmente è morta e dopo il gang era preso il suo corpo, quindi sei orfano, ma vabbè, dettagli. Ascolta, voglio mostrarti qualcosa, è veramente molto figo. Cosa hai trovato? Una foto pavno di madre? Una tavola Ouija, pedavero. L'ho trovata nell'armadio della mamma, penso che la usasse per parlare a papà. Avanti, allora, chi vuoi che contatto? Non voglio contattare nessuno. Evitiamo che non mi pare il caso, in effetti. Sai com'è? Queste cose non è che mi piacciono più di tanto. Oh, avanti. Ci deve essere qualcuno che ci manca. I suoi nonni sono ancora vivi? Davvero? Che noioso. Ok, senti, dammi solamente un nome. Ok, voglio contattare... ah, Miss Marquez, la mia vecchia tata, che sta venendo a prenderci questa notte e ci truciderà tutti nel sonno perché papà, a quanto pare, doveva pucciare il biscotto e tutte cose. Miss Marquez, la mia vecchia tata, viveva in questa casa prima che voi vi trasferiste. Oh no, si è vendicata anche della madre del povero tizio qua, non mi ricordo come si chiama, Thomas. Perché dal suo punto di vista probabilmente le hanno anche rubato la casa. Lei era una persona fantastica, le mancava un occhio e indossava una benda come un pirata. Tanto cielo, fa di quelle scorribande adesso da oltretomba. Un giorno è scomparsa all'improvviso. La mamma mi ha detto che è andata a vivere con la sua famiglia in una fattoria in Colorado. Sì, la fattoria si trova dall'altra parte del lago e il Colorado è sottoterra, ma vabbè, dettagli. Tuttavia Tina ha detto di aver visto un'ambulanza e la polizia, ma noi pensiamo che le sia accaduto qualcosa di terribile. Beh, sai come le madri... anche le madri mentono, no?
Probabilmente la madre sapeva che padre pucciava biscotto e tutte cose. Ma lo fanno per proteggersi. Tuttavia, sì, in effetti ci mentono. Ok, allora, stiamo per contattare la sua vecchia babysitter. Se è morta in questa casa, la sua presenza sarà super forte. Sì, come l'attack, praticamente. Sarà veramente una cosa fighissima. Vedrai, vedrai. Non ne sono proprio sicuro. Ma sì, avanti, sarà divertente, ok? Allora, vedi di mettere la sua mano su questo coso triangolare. Si chiama planchette. Ah bene, ci mettiamo ditino e tutte cose. Ora aggiungerò la mia mano. Perfetto, in quel modo potremo unire le nostre energie. Ora chiudi i tuoi occhi. Perfetto, ora focalizza la tua attenzione sull'aspetto della tua vecchia babysitter, ok? Beh, ho trovato questa fotografia di lei nell'ufficio di mio padre. Pensi che possa aiutare? Ma stai scherzando? Aiuterà veramente un sacco, fammela vedere. Wow, capitano Uncino, che bella cosa. Ma è una cosa veramente fighissima, sembra veramente un pirata. Questa fotografia attirerà di sicuro lo spirito. Che è proprio quello che vogliamo fare, eh? Ok, avanti, mettila vicino alla tavola. Sì, ottimo. Vediamo quindi di cominciare. Non so se mi piace questa idea. Rilasciati, possiamo fermarci in qualunque momento. Ci basterà dire addio allo spirito e lei se ne andrà senza lasciare nessuna traccia. Ok, sei pronto? No, per niente. Ok. Io... Ma lo stai muovendo tu? No, no, sto muovendo da solo. No, ti giuro, non sono io lo spirito della tua tata. Allora, io non sono... Oh, io non sono morta? Oh, chi è che sta perdendo sangue? Oh, no, 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 no. Chi è che sta di voi che sta perdendo sangue? C'è qua il quadro che non cosa? Eh? Ma per caso avete una perdita? Che i muri perde sangue? Oh, mio Dio, arriva dal piano superiore probabilmente. Il bagno si trova proprio sopra di noi. Oh, no. Direi che madre è morta e si trova nel bagno di sopra. Magari mamma ha lasciato l'acqua accesa. Ascolta, non ti alzare. Andrò a dare io direttamente un'occhiata. Tu aspettami qua. Oh no. Thomas, mi dispiace tantissimo per madre. Signora, buongiorno. È deceduta fra atroci sofferenze nel bagno? Oh porca di quella iperporca. Ma stiamo... Oh no. Oh, si è tolta la vita? Sì, direi che si è tolta la vita, ma proprio una cifra. Oh mio Dio! Sì, questo è un cadavere vero e proprio. Ma, signora Jordan, come... Cosa diavolo è successo? Non capisco, se questa è la signora Jordan, allora chi è con Tina? È il doppelganger, porco cane. Tina? Tina è andata. Tina, mi rispondi? Ci sei? Quella Mr. Jordan non è la vera signora Jordan, ok? La signora Jordan è morta, c'è sangue dappertutto. Tina, mi senti? Ragazzino, chiama la polizia, porco cane. Ho capito che gli spiriti stanno bloccando anche le linee telefoniche. Ok, devo andare al porto, presto! Signora? Magari spegniamo l'acqua? Ok, facciamo finta di nulla che è meglio. Scusi, faccio pipì un secondo. Porti pazienza, è stata una nottata molto lunga. Che ci fai tu, quanto c'è? Oliver, cosa sta succedendo? Ti ho sentito urlare. Stiley, non salire, ok? Perché? Che cosa è successo? C'era per caso un rubinetto aperto? No. Hanno aperto le vene di tua madre. È lì che sta sgorgando tutto. Ma vabbè, dettagli. Ascoltami, devo andare a cercare Tina, ok? Tu stai qui e chiama la polizia. Fai quello che ti ho detto. La polizia? A proposito di un rubinetto aperto? Fallo e basta, ok? E digli di venire qua, molto velocemente. Ma Oliver! Ti ho detto di fare quella roba lì. Chiama la polizia, non rompere le balle. Chiama il 118, 119, c'è anche il 141 se c'è. Aspetta, ma qual è il numero della polizia? Ma porco cane, dai, 911, santo cielo, aia. La scia di sangue continua per parecchio. Non promette decisamente bene. Quindi rimaniamo solo noi, perché è abbastanza ovvio che la tata nuova sia morta. La tata vecchia è stata uccisa da padre. Mia sorella, ha fatto una brutta fine, la vicina pure. Di sto passo o si salvano Oliver e Thomas, o non lo so nemmeno io. Ribadisco, una storia molto più avvincente del previsto. Pian piano la trama è diventata sempre più complessa. Dal primo gioco, che era molto basilare, hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Tina! Non c'è più lei, porco cane. Oh no, è sparita. Devi fare il giro del lago, ciccio, lo sai molto bene. Oppure puoi provare a nuotare. Ci sono delle impronte di piedi? Vabbè, questa non è un'impronta normalissima. Oh oh, c'è qua il quadra che non cosa. Ci sono delle impronte che conducono al percorso che fa il giro del lago? Oh no, abbiamo fatto una cavolata. Forse il doppelganger della signora Jordan ha portato Tina nel bosco? Ma perché? Per sbranarle la faccia. Devo trovarla assolutamente. No, la troverai senza faccia, porco cane, anche senza altre cose. Ho un bruttissimo presentimento. Oh, c'è uno scoiattolo un attimino arrabbiato con la vita.
Ciao piccola docile creatura. Tina, Tina, Veronica, che non c'è sta nessuno, tanto cielo. La mia torcia, aia, questo non è un bel segno. Scoiattolino è strarrabbiatissimo, santo cielo. Stai buono, stai buono. Se mi avvicino ancora probabilmente mi morderà. Ce l'ha con la torcia. Senti, non lo so, utilizziamo qualcos'altro, vediamo un po'. Ok, gli abbiamo lanciato il camion giocattolo, vediamo un po' se si distrae. Ma è strasvarionato lo scoiattolo stanotte. Tutti gli animali della foresta hanno evidenti problemi. Ok, ora che abbiamo la torcia possiamo vedere molto meglio i cadaveri dei nostri amici e dei nostri familiari. Che bella cosa. Oh oh. Ah no, che era solo una roccia, però secondo me ero cagato in mano. Oh no. Sorellina, tutto bene? Tina, grazie a Dio ti ho trovata. Non è Tina, vero? Stai bene? Porca di quelli per porca. Oliver, vieni con me. Ma te sei scema nel cervello. Aspetta, aspetta, ma dove stai andando? Porco cane. Perché sti spiriti devono sempre attirarti in trappola? Il povero Oliver, giustamente, crede che quella sia la sua sorellina. Non ha pensato che anche la sua... Ehi, lalla. Direi che Veronica è morta male male. Che cos'è stato? Nulla, nulla, è il rumore del vento fra gli alberi. Tina, dove sei? Dov'è il tuo cadavere più che altro? Così non ci inciampo mentre cammino. Ah, Satana, Satana. Ciao, come va? Tutto bene? Oh no. Oh, non promette bene, siamo già ritornati alla roccia. Oh, abbiamo trovato la tata quella giovane. Veronica, oh mio Dio. Sprendi di qua, c'era il cadavere di tua sorella. Cosa diavolo è successo? Niente, quel periodo del mese ci... Oh, nonna in cariola. Porca di quelli per porca. Non mi aspettavo il jumpscare rosso. Ma siete scemi nel cervello. Ho la vaga impressione che Oliver abbia fatto una brutta fine. Mio piccolo Oliver, è giunto il momento della nanna. Ti posso cantare una ninna nanna? Ma anche no. Tata del passato morta male, trucidata da padre. Oh, la polizia alla fine è arrivata. Aia. No, sono tornati anche madre e padre. Poveri, non sanno nulla di quello che è accaduto. E non lo sapranno mai se non ritroveranno i cadaveri. Beh, vi domando cosa abbia fatto con i cadaveri, perché non abbiamo visto il corpo di nostra sorella. Non vi preoccupate, li troveremo, ok? Anche se dovremmo mettere il mondo a ferro e fuoco, praticamente. Certo, non fa promesse che non può mantenere, detective. Non ho mai visto nulla del genere. Due bambini che sono stati rapiti. La vicina che è stata brutalmente uccisa nella vasca da bagno. Anche la babysitter che manca. Ah, non si è suicidata, allora? È stata uccisa. Oh... È stato l'unico cadavere che abbiamo visto a parte quello del babysitter. Cosa diavolo sta succedendo qui questa notte? Peraltro con quanta polizia non me lo dici? Detective, abbiamo trovato Veronica Turner, la babysitter, nel bosco. Che culo. È morta. Ah, perfetto. E anche lei è stata uccisa? Sembra proprio così, dannazione. Signora, c'è qualcos'altro inoltre, ma farebbe meglio a venire a vederlo con i suoi occhi. Ah, è la classica battuta dei film. Che peraltro non ho mai sentito nessuno dirla nella vita vera, ma vabbè, dettagli. Oh no. Quindi gli spiriti sono spariti? Ma porca di quelli per porca, avessimo chiamato prima la polizia. Che è successo? Sì, è chiaramente il cadavere della babysitter. Se si muove sparatele, mi raccomando. Ah, santo cielo, povera ragazza. Guardi le sue ferite, peraltro. Sembra come se fosse stata attaccata da un animale rabbioso. Sì, certo, peccato che un animale rabbioso non uccide le persone nelle vasche da bagno. E di certo non rapisce i bambini. Beh, se pensa che questo è strano, non ha visto ancora tutto? Cos'è che manca? Guardi la roccia, o no? Perché? Cos'è successo? E cosa dovrei vedere qui? Agente, cortesemente punti la luce verso la pittura rupestre. Ma che diavolo? No! È venuta a riprendersi i bambini! Oh, porca di quelli per porca! Hai capito la tata? Ligia al dovere anche oltre la morte? Era proprio affezionata ai bambini, Quindi è diventata gelosa della tata, quella nuova. L'ha fatta pagare a madre e padre. E l'ha fatta pagare alla vicina che non c'entrava nulla, poretta, che aveva comprato la casa dopo che lei era morta. Ah, povero Oliver, povera Tina. Non sapremo mai cosa è accaduto loro. Ma non preoccuparti. Qualcosa mi dice che la detective Taylor non dormirà fin tanto che non riuscirà a trovare una risposta. Per adesso è un segreto tra due fratelli e la creatura della foresta. Ti ringrazio per aver condiviso con noi questo nuovo capitolo di Scene di Mezzanotte. Ricordatevi di chiudere le finestre e di chiudere anche le vostre porte prima di andare a dormire. Guardi, lo faccio sempre che me cacco già di mio. Ci sono creature che si aggirano nella notte. Grazie di avermi fatto cacare in mano ancora di più. Buonanotte e sogni d'oro. Ammetto. K.
capitolo molto carino, mi è piaciuto. Cioè, un incubo da tradurre e adesso che devo montarlo mi viene un panico assurdo. Quindi, signori, io direi che anche per questo video è tutto. Non ci sono altri capitoli di Midnight Sins. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o la tata verrà a prendervi nel sonno. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!